Sono sempre all'interno della rocca sforzesca di Soncino. Questo pozzo scenografico è una ricostruzione contemporanea. Ora entriamo all'interno della Torre del Capitano. Mi trovo all'interno della cucina della Torre del Capitano e dietro la porta si nasconde il pozzo originale. E in questo spazio una continuazione del pozzo della cucina. L'acqua era un elemento di fondamentale importanza, serviva per approvvigionamento idrico, ma poteva diventare anche uno strumento da difesa perché poteva essere fatta bollire sul fuoco e poi versata contro il nemico in alternativa all'olio, che era molto costoso, attraverso appositi buchi chiamati piombatoi o caditoie presenti lungo il camminamento. È probabile che ogni torre abbia avuto accesso ad un pozzo per essere indipendente.